Eccoci a Noto Barocca, la cattedrale. Siamo nei gradini e lo sfondo è quello celestiale. La bellezza del barocco netino ormai è esploso a livello turistico, è esploso a livello di fotografie, di personaggi famosi. Scusate, cioè, ma anche noi siamo personaggi famosi. Noi siamo coloro che da qualche anno ci siamo trovati a raccontare una gara importante per quanto riguarda il ciclismo amatoriale, ma è una di quelle gare di mountain bike che entrano con lo sfondo di Noto Barocco, perché comunque prendiamo lo spazio del Teatro Comunale di Lorenzo per poi imbucarci nelle valli di Noto. Salvatore Bellomo con me, perché saremo assieme anche quest'anno per la presentazione dell'undicesima edizione della Gran Fondo di Noto, che ha uno spartito e un copione diverso. Salvatore, quest'anno con la federazione. Sì, quest'anno questa nuova esperienza, diciamo, senz'altro positiva, perché già abbiamo un afflusso di atleti, quasi 400 gli iscritti. Ovviamente questi 400 atleti daranno spettacolo nella grande Noto, nel grande barocco. Diciamo che se la fanno di corsa ormai a venire a Noto, l'abbiamo visto oggi, tanto turismo. Esatto, già. Sì, eh? Esatto, sì. Già da un mese a questa parte che è pieno di turisti, ovviamente fa parte anche del contorno della Gran Fondo, perché tanta gente non viene solo per farsi la gara, ma sta venendo appunto per stare 2 o 3 giorni insieme alla famiglia e godersi la. Quest'anno c'è la simbologia della federazione ufficialmente. Esatto, sì, l'undicesima Gran Fondo del Val di Noto fa parte della Coppa Sicilia di federazione, e oltre a questo è stata raggruppata la nostra gara in un circuito di 8 Gran Fondo, il Challenger. È un Challenger comunque regionale, giusto? Sì, un Challenger regionale in cui fanno parte le otto Gran Fondo più importanti della Sicilia orientale, fatte in modo tale che si raggiunga nell'arco di 2 ore dal punto più lontano, è fatta appunto soprattutto per gli amatori, perché ci sarà una premiazione fino al 5° posto di tutte le categorie. Benissimo, è aperta ai cicloturisti o no? Sì, oltre ai ragazzi che faranno la Gran Fondo ci sarà il giro escursionista, che è all'incirca sui 32 km, in cui tanta gente partecipa per stare in compagnia, per stare insieme, per godersi lo spettacolo di Noto e soprattutto per godersi anche le valli, le giusto? Valli. Allora, dove è disegnato il tracciato? Dove andiamo? Nella Val di Noto, poi? Esatto, andiamo nella Val di Noto e andiamo soprattutto su Monte Alveria, che è famoso e conosciuto da tutti, anche perché rientra anche nella grande bellissima Noto antica. Lì c'è una necropoli sacra all'interno, esatto, del Monte, sì, Alveria, che magari, sì, ancora ci sono dei resti rudimentali, quindi ovviamente potete fermarvi un attimo, almeno chi ha la voglia di farlo, e di vivere un aspetto storico naturale. Certo. Avete fatto un lavoro dedicato alla sicurezza, la segnaletica. Sì, allora è stata fatta tutta la segnaletica per far capire soprattutto agli atleti che ci sono dei tratti un po' sconnessi, ovviamente mettere i segnali per indicare il pericolo è importante. Abbiamo messo anche in sicurezza alcuni pezzi della Gran Fondo, in mm-hmm. cui noi che siamo della zona la conosciamo bene, però tanta gente magari che si mette in questa valle con queste discese abbastanza ripide si lascia andare, è giusto. E quindi è giusto tenerli a bada. Esatto. Si è calcolato, avete messo dentro un tempo massimo di arrivo, sì, o si lascia libero l'atleta di arrivare? Allora, quest'anno, a differenza del 2017, il percorso è ancora più lungo e più impegnativo. Oltre a questo, siamo saliti a 1500 metri di dislivello. Ovviamente abbiamo messo il tempo massimo, che dopo le 5 ore gli atleti che saranno fuori tempo prenderanno una strada, una corsia che li porterà direttamente. Li porterà direttamente, perfetto, questa sì, è già una, sì, è una grande idea. A prescindere il clima, la mountain bike non si ferma. Io, testimone a Modica di quello che abbiamo vissuto, un mountain bike a prescindere dal clima si parte, no? Si parte ugualmente. Le condizioni meteo fanno ben sperare, perché domenica c'è un sole pazzesco, allora porta caldo, Ovviamente
oltre al caldo porta tanta gente a, esatto, a commentare e a vedere. L'obiettivo vostro con questa mountain bike, perché avete superato le 10 edizioni, si è girato, sì, il libro, no? Sì. Che cosa c'è dentro nell'organizzazione, allora, come obiettivo? L'obiettivo dell'Alveria Bike di Noto è quello di portare la Gran Fondo di Noto ad altri livelli. Già abbiamo preso la strada giusta. Uh-huh. Si presume che il prossimo anno al 99% faremo la marathon. Ah, ecco. E ovviamente già dopo la gara si incomincia a lavorare. Si inizia su quello, allora. Esatto, sì. Benissimo. Quello che interessa, ecco, a noi come società è far divertire la gente, che venga e si ricorda sempre della Gran Fondo e della bellissima Noto, e nel contempo pacchi gara, pasta party, diciamo gli atleti verranno supportati, punti di ristoro durante il tracciato. Ci saranno 3 punti di ristoro, poi la pasta party, ovviamente i pacchi gara sono previsti per tutti, e soprattutto grandissimi premi, tanti premi per tanti atleti, dal più piccolo al più grande, alla società più numerosa, al Gran Premio della Montagna, e alle società che sono venute qua anche da lontano. Abbiamo società che vengono fuori dalla Sicilia? Alcuni atleti vengono da fuori Sicilia. Mi hanno chiamato una settimana scorsa 4 ragazzi di Bologna e 2 di Pistoia, che questi, con il discorso sempre della famosissima Noto, del barocco di Noto, vengono a farsi la Gran Fondo insieme alla famiglia, e si godono sia il barocco che la Gran Fondo. Bene, io non potrò parlare in siciliano perché non mi capiranno da questo punto di vista, quindi sì, lo dico qui nel web. Ragazzi, se io vi saluto ciao un mare, benvenuto a Monin, a Muttamo, come siamo, è semplicemente per accogliervi in modo molto più affettivo, perché il ciao un bare da noi è la migliore accoglienza affettiva, no Salvo? Esatto, e come? Bene, allora vi volevo do la... ecco, vai. Dire soltanto l'ultima cosa, domenica ci saranno tanti big della mountain bike che si sfideranno in questo percorso, gente famosa che già a livello nazionale si è fatta vedere, come Di Pasquale. Ci sarà il grande Peppe Zagarella, il nostro concittadino, e poi ovviamente tutti gli altri, Mirko, e ci sarà anche Alberati. Diciamo che ci sono gli specialisti delle ruote grasse nazionali. Ovviamente, sì. E questo fa capire che sarà spettacolo, sarà grande qualità agonistica, e noi insomma con grande serenità vi diciamo a domenica 15 di mattina. Piazzale. Domenica 15 alle ore 8 siamo già qua pronti. Perfetto. Partenza alle ore 9:30. Io vi sveglierò presto. Chiedo scusa ai netini da adesso, perché quando c'è il Monti c'è sveglia e non è una campana, ma è una grande voce. Grazie bell'uomo. Grazie a domenica. A voi, a domenica. Ciao un bare. Ciao. Ciao un bare. Ciao. Ciao. Buona giornata. Adesso facciamo una foto e la chiudiamo così.